Ciao YouTube, benvenuti in un nuovo video di Mini Scegli Tarocchi. Questa è una versione breve rispetto a quella che faccio di sabato, dove c'è molto più approfondimento. Serve semplicemente a vedere che tipo di energie voi state attirando. La domanda di oggi è che cos'è che una persona vi vorrebbe comunicare? E abbiamo una carta per ogni cristallo. Abbiamo la prima carta con la lapislazzuli. Poi la seconda carta con il quarzo chiaro e la terza carta con la carnelia, e potete trovare i tempi di ciascuna carta nella descrizione del video. Quindi pensate ad una persona e poi scegliete una di queste carte o anche più di una se vi sentite di fare così secondo la vostra intuizione. Questo video è valido dal momento in cui lo vedete. Allora iniziamo con la carta numero 1. Allora, che cos'è che la persona che quelli del gruppo numero 1 hanno pensato vorrebbe comunicare loro? Ti controllo sui social media, quindi questo vuol dire che la persona a cui avete pensato vi spia o comunque vi controlla, vede quello che voi fate. Se voi avete bloccato quella persona, in ogni caso potrebbe avere creato un altro profilo dal quale seguirvi, magari voi non lo sapete neanche. Quindi questa persona vi controlla, vede quello che voi fate. Vediamo invece il gruppo numero 2. Il gruppo numero 2 ha: non sono bravo ad impegnarmi oppure non sono brava ad impegnarmi. Quindi questa persona è come se riconoscesse delle difficoltà che ha nell'impegnarsi in una relazione in alcuni casi, oppure in un rapporto che non necessariamente deve essere di amore, si può trattare di amicizia, si può anche trattare di questioni lavorative. Questa persona è come se avesse praticamente dei problemi ad essere coerente in quello che fa, oppure a metterci dell'impegno in determinate situazioni, quindi praticamente lo riconosce. Vediamo invece il gruppo numero 3. Il gruppo numero 3 ha: sono in ansia e dormo poco. Quindi la persona a cui avete pensato ha attualmente dei problemi perché dorme poco, è in ansia, potrebbe avere delle difficoltà. In alcuni casi questi problemi hanno a che fare con voi, quindi è possibile che ci sia qualcosa che riguarda voi che mette in ansia questa persona e la fa dormire poco. In altri casi si può anche trattare di circostanze esterne, però di fatto questa persona, insomma, non si trova attualmente in equilibrio. C'è qualcosa che la preoccupa, c'è qualcosa che le mette una sorta di angoscia. Quindi voi sapete se questo ha a che fare con voi oppure se ha a che fare con circostanze che esulano da voi, quindi sono esterne. Fatemi sapere se ha risuonato con voi. Ci vediamo molto presto in un prossimo video.